Eccoci qui! Oh, ragazzi, benvenuti! Benvenuti a tutti quanti su una nuova puntata di Il Trono del Re, dal vostro Zet Castle. Ci troviamo su Twitch, abbiamo effettuato la migrazione ormai di praticamente tutti i format originals di Lega Nerd. Siamo spostati sul social Viola. Per chi ci segue in podcast, benvenuti a tutti ragazzi. Nuova puntata di Il Trono del Re, live and direct, ovviamente per parlare di fumetti, ovviamente per essere qui con voi, prontissimi a seguire quelle che sono tutte le ultime novità nel mondo dei fumetti, le recensioni, per dare un'occhiata anche a quello che succederà prossimamente poi in tutto quello che è, insomma, la stagione delle fiere, visto che tra un po' si ricomincia. C'è già stato questo weekend il Nerd Show a Bologna, quindi già si è cominciato un po' ad entrare nel vivo di questa stagione di fiere. Ovviamente era anche l'occasione per esserci come Lega Nerd. Sono andati i Tomi, Roby, il bravo Simone, quindi erano là e proprio qui su Twitch potete ancora trovare quella che è appunto il loro reportage. Per chi ci segue su la parte podcast, mi raccomando, seguite sempre la pagina, ci potete trovare appunto su Radio Nerd, basta che cercate proprio la sezione relativa del sito di leganerd.com. Per quanto riguarda noi qui su Twitch, beh, la cosa è molto semplice. Allora, prestabilita, dovete semplicemente farvi trovare su quello che è appunto il nostro canale di Twitch. Dovete semplicemente collegarvi. Se inserite il flag sulla parte appunto per la ricezione delle notifiche, sarete sempre avvertiti quando un nuovo contenuto di Lega Nerd andrà online e poi potrete trovare la diretta per 14 giorni qui su Twitch e poi la potete trovare tranquillamente su YouTube. Intanto diamo il benvenuto a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Ciao Luffy, intanto che vedo che sei arrivato. Ragazzi, carichissimi, carichissimi. Oggi indosso la felpa con il logo del mio personaggio preferito, ovvero il punitore, Frank Castle. Perché non a caso io mi chiamo Zet Castle, proprio per tributo appunto a questo che è probabilmente il mio personaggio preferito di sempre del mondo del fumetto, e il cappello di Daredevil. Perché? Perché oggi parleremo anche della seconda stagione di The Punisher su Netflix. Questa seconda stagione che è arrivata carica di aspettative, carica di contenuti anche molto importanti perché c'è un link abbastanza anche marcato su quello che è il mondo del fumetto. Questa seconda stagione si ricollega effettivamente poi ad alcuni fumetti, già a partire dal villain, dall'antagonista che è Billy Russo, aka Jigsaw, anche se ci arriveremo un attimino con calma su quello. Parleremo appunto di Punisher, quindi ho voluto anche mettere il cappello di Daredevil, anche per fare un confronto con quella che rimane, in assoluto, a mio giudizio, la miglior serie Netflix dedicata al mondo dei supereroi. Andiamo con calma però perché di materiale ce n'è veramente tanto. Mi raccomando, scrivetemi pure tutte quante le domande qui sulla bacheca appunto di Twitch in maniera tale che io possa leggere tutti quanti i vostri commenti e rispondervi adeguatamente. Allora, vi annuncio che oggi innanzitutto parleremo di un po' di novità. Parleremo di Black Science, volume 8, penultimo numero di questa bellissima serie scritta da Rick Remender, disegnata in maniera eccelsa, come sempre, da Matteo Scalera con i colori di Moreno Dinisio. Penultimo numero dei viaggi interdimensionali della famiglia McKay. In particolare di questo protagonista, Grant McKay, e del suo tentativo di riportare alla normalità tutta l'esistenza, tutta la realtà, dopo aver seminato, si può dire proprio letteralmente, distruzione attraverso tutte le dimensioni che in qualche maniera ha toccato. Parleremo anche del secondo volume di From Hell Master Edition,
la storia di Jack lo Squartatore. Alan Moore e Eddie Campbell, la famosissima graphic novel di Alan Moore, in questa nuova versione in volumi, edito da Magic Press, con una parte rinnovata di colori, quindi un'edizione a colori molto particolare. Ma sarà il momento anche per presentarvi un libro particolare che è stato presentato a Lucca Comics in occasione della presenza del maestro Leiji Matsumoto, del grande sensei Leiji Matsumoto, il padre di Capitan Harlock del Galaxy Express, con Matsumoto Manga of Zero Dimension, pubblicato da Nippon Shock Edizioni. Questo libro che vuole porsi, infatti ho un libro che vorrei confrontare proprio per fare una sorta di analisi a metà, con vuole porci come guida, fondamentalmente come, diciamo, vademecum per realizzare fumetti così come li ha realizzati il maestro Matsumoto. Segue di pochi mesi un bellissimo libro edito da Star Comics, che è il manga secondo Hirohiko Araki, ovvero il papà di Jojo, uno dei manga più belli e preferiti del sottoscritto, veramente, questo manga generazionale che dura da una vita. Due opere che si possono confrontare perché entrambi sono dei saggi di tecnica che veramente ci danno uno spaccato della vita giapponese, di come dovrebbero essere fondamentalmente dei grandi, grandi artisti, come solo i giapponesi possono esserlo. Perché, parlando di Matsumoto, ma ancora di più forse di Hirohiko Araki, che in qualche maniera conosco più approfonditamente rispetto al maestro Matsumoto, una persona che pretende da se stesso un livello di perfezione, un livello di abnegazione veramente incredibile, qualcosa che io non so nemmeno se sia riscontrabile in Occidente, una tale cura. Poi passeremo a Saldapress per l'uscita del secondo e conclusivo volume di Jimmy's Bastards, Garth Ennis, collana Aftershock con i disegni di Russell Brown. E finiremo anche per fare un piccolo viaggio, sicuramente divertente, umoristico, tornando a Magic Press con il fumetto dei Nano War of Steel, la metal band che sta girando per tantissime fiere, diventata famosissima anni fa con la canzone dedicata a Giorgio Mastrotta, che tanto il Trio Medusa spinse poi nei vari circuiti su Radio DJ, eccetera. Ebbene, appunto dalla hit Giorgio Mastrotta ne è nato un fumetto in tre numeri, di cui è uscito anche recentemente la versione, diciamo, complete edition. E quindi con questi tre vi racconto anche un po' dell'avventura di questi simpatici metallari che si sono messi anche a fare i fumetti. Intanto un po' di saluti. Ciao Simo, mi raccomando, controlla che io stia facendo tutto quanto bene. E oh, vedo un carissimo amico collegato, Massimo Dall'Oglio. Grande, grande, mi fa sacco piacere vederti. Ciao Max, spero tu stia bene. Allora, io direi di partire innanzitutto con la parte seriale, di serialità però sul piccolo schermo, non sulla carta. Partiamo proprio con Punisher. Ebbene, questa seconda stagione, insomma, se ne è parlato a lungo, quando è uscita ancora al momento non sono chiari i percorsi che ci saranno poi per il trasferimento, per il passaggio alla piattaforma streaming di Disney. Sono state chiuse tante serie, le ultime due che non sono state ancora ufficialmente chiuse sono Jessica Jones e la serie di The Punisher, però bisogna dire che per l'andamento di questa stagione, soprattutto per il finale, direi che i giochi sono belli che fatti. Quindi non stupirebbe se ci fosse un annuncio prossimamente della chiusura anche di questa serie. Una serie assolutamente action, violenta, sangue ce n'è tantissimo, i combattimenti, uno per puntata, di quelli veramente importanti, ma praticamente ci si azzuffa sempre.
L'attore John Bertal, che veramente sembra nato per interpretare il punitore, è sempre tutto massacrato, tutto spaccato in faccia, quindi veramente, cioè, ogni puntata io non lo so quante ore di trucco si è passato per farsi massacrare in quella maniera. Di cosa si parla però? Oltre ai combattimenti bisogna anche ammettere che c'è un sacco di introspezioni sui personaggi, perché in questa seconda stagione tutti i personaggi sono in qualche maniera in cerca di redenzione. In cerca di redenzione lo è in primis proprio Frank Castle, perché il buon Frank in giro per il Michigan a un certo punto abbandona nuovamente il nome Frank, si fa chiamare semplicemente Pete Castiglione, arrivato ad un roadhouse assolutamente per sbaglio, incontra Beth, una barista. Una semplice barista sfortunata, abbandonata dal proprio compagno con un figlio a carico che sbarca al lunario, la meno peggio. I destini di entrambe le persone si incrociano e per il punitore, anzi veramente questa volta semplicemente per Frank, sembra essersi aperta quella che è una parentesi di normalità. Ma quella che è una semplice notte di passione diventa realmente solo la calma prima della tempesta. Perché? L'ho scritto anche sulla recensione che leggerete tra, spero domani, dopodomani, su Lega Nerd. Se il punitore non cerca guai, sono i guai a cercare il punitore. I guai in questo caso hanno il volto di una ragazza. Una ragazza, un adolescente, si fa chiamare Rachel, ma in realtà il suo nome è Amy Bendix. Amy Bendix, questa ragazza in fuga, perché? Perché ha assistito allo sterminio assurdo, immotivato di tutti i suoi amici da parte di una potente organizzazione criminale. Un'organizzazione criminale che risponde agli ordini di una famiglia politica particolarmente influente, che deve proteggere un segreto di un figlio che ricopre il ruolo di senatore degli Stati Uniti d'America e che però è omosessuale. E per una famiglia così religiosa come loro è uno scandalo inaccettabile, assolutamente inappropriato. Amy Bendix scapperà e un po' alla Sin City cercherà il bastardo più grosso di tutti per essere difesa, e sulla propria strada troverà proprio Frank Castle. Quello che ne scaturirà sarà un combattimento incredibile, devastante all'interno della Roadhouse, una fuga e un'assunzione immediata di responsabilità da parte di Frank Castle, che in qualche maniera sembra quasi che non vedesse l'ora di ritornare ad indossare il teschio. La storia con Beth finirà veramente molto presto. Entrerà però un secondo personaggio molto 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 importante. Un personaggio che in qualche maniera, ve lo dico già subito, sostituirà quello che è il vero villain di questa stagione, che sulla carta è Billy Russo, ovvero Jigsaw, ma quanto a personalità, capacità, presenza scenica e probabilmente anche interpretazione, John Pilgrim, il personaggio interpretato da Josh Stewart, lo sorpasserà proprio di 3, 4, 5, 10.000 spanne. Un fervente uomo religioso che si troverà a incrociare la strada con il punitore. Due bestie molto simili, ma in questo caso John Pilgrim, tenetelo bene in mente, è l'anti-Punisher perfetto. Tenetelo lì. Amy Bendix invece è una bella citazione dal punto di vista fumettistico, perché arriva direttamente dalla serie di Punisher Warzone, in particolare dal numero 24 della serie, Suicide Run, scritto da Larry Hama con i disegni di John Buscema, una ragazza che si era ritrovata a salvare il punitore dopo che questo era stato ferito gravemente, era quasi morto, lo porta nella sua casetta sull'albero, all'insaputa di suo padre, che è lo sceriffo della contea, una ragazza molto sveglia, molto intelligente, che proteggerà il punitore da quella che è la vendetta poi di chi aveva cercato effettivamente di ammazzarlo. In questo caso la situazione è un po' diversa, perché non sarà certo Amy Bendix a proteggere il punitore, sarà il punitore a proteggere Amy in una rocambolesca fuga veramente che sarà molto 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 importante. Dall'altra parte però ci troviamo Billy Russo, che
dopo essere stato a fine della prima stagione sfregiato in tutte le maniere in una cascata di sangue contro i vetri della giostra da Frank Castle, si risveglia in ospedale con questa maschera mentre è in cura dalla dottoressa Krista Dumont e è del tutto privo di memoria, non sa perché è lì, non sa come si sia procurato queste cicatrici, ha solo questi orribili incubi con un teschio bianco, terrificante, che ogni notte lo viene a visitare. Il percorso di Billy Russo sarà un percorso di evoluzione che lo porterà prima a scappare dall'ospedale, poi a radunare una banda di ex commilitoni, tutti loro in piena sindrome da homecoming, quindi riallacciandosi a quello che era uno dei sottotemi, uno dei soggetti un po' utilizzati nella prima stagione, salvo poi ricordarsi come si è procurato queste cicatrici e capire che lo scontro con Frank Castle, con il suo vecchio miglior amico Frank Castle, sarà inevitabile. Tutto bene. Ci troviamo di fronte ad una delle migliori serie, indubbiamente Netflix, dedicate al mondo dei supereroi, ma. Ci sono dei ma grossi come una casa. Allora, innanzitutto, per quanto mi riguarda, non so se voi siete fan del Punitore quanto lo sono io, mi manca una vera manifestazione di The Punisher. In termini narrativi, il Punisher che ci troviamo in questo momento è un Punisher che sicuramente agisce tantissimo, agisce soprattutto nei confronti, lo vedremo proprio in uno scontro pazzesco, nei confronti appunto di John Pilgrim, un personaggio che peraltro è palesemente ispirato a The Mennonite, il fervente super religioso della serie di Punisher Max, scritto da Jason Aaron, questo personaggio incredibile. Tra l'altro, i disegni di Steve Dillon, cioè veramente, se voi confrontate la foto di The Mennonite disegnato dal compianto Steve Dillon con la foto di Josh Stewart, sono due gocce d'acqua, sono proprio identici, identici. Quindi anche in questo caso si insinua per fortuna il mondo del fumetto. È un Punisher che veramente fa tanto, ma parla anche tanto. È un personaggio che continua ad essere in crisi con la sua stessa posizione. È un personaggio che cerca all'inizio serie una normalità, la perde praticamente fin da subito, ritornando ad essere solo al mondo, e quindi a rimettersi questa missione addosso, a ricucirsela addosso, esattamente come il suo teschio. Ebbene, che Punisher sia solo al mondo già lo sapevamo. La famiglia gli è stata sterminata davanti agli occhi, ha deciso di mollare la sua stessa esistenza ad una crociata contro il crimine. Non serviva a ribadire il concetto che è rimasto solo un'altra volta. Quindi avrei preferito vedere un inizio di un Punisher scatenato come una belva contro tutti i criminali, che fa fuori, cioè veramente mafiosi a colpi di Thompson, ok? E che quindi, perso nel baratro del sangue della vendetta, incontra questa ragazza e decide di proteggerla, anche per uscire un pochino da questo baratro di disperazione, di oscurità. E invece ci ritroviamo ancora un po' di buoni sentimenti. Dall'altra parte c'è Billy Russo. Billy Russo dovrebbe essere Jigsaw. Mosaico completamente sfigurato in una maniera orribile, talmente tanto rovinato in faccia che la chirurgia plastica è riuscita a malapena a rimettere insieme i pezzi. Questo è il Jigsaw dei fumetti, la cui faccia è metafora di quello che è esattamente la sua psiche, devastata, frammentata, ricucita alla meno peggio. Non è così per Billy Russo, che è confuso, ma è sfregiato, ma neanche troppo. Ben Barnes è un attore molto bello e quindi rovinarlo sarebbe stato forse un po' eccessivo per la produzione. Parla tantissimo, si fa mille spiegoni, mille pippe mentali sulla sua esistenza, eccetera, eccetera, e non ha nemmeno un barlume della follia del Jigsaw dei fumetti. Non è nemmeno comparabile il personaggio. È un personaggio che passa più tempo a domandarsi sul significato dell'esistenza quanto ad ordire dei veri piani diabolici per spaccare il culo a Frank Castle. Questo mi ha dato fastidio.
mi ha dato fastidio, ma l'ha pagata cara. Perché? Perché il ruolo di villain gli è stato veramente soffiato sotto il naso da questo John Pilgrim che fa pochissime battute. Cita la Bibbia, cita il Vangelo, mena come un fabbro, incassa più di Rocky. È veramente, cioè, è freddo, glaciale, pazzesco. Tra l'altro, stesso background di The Mennonite, quindi un uomo che ha avuto un passato criminale, una moglie molto malata, due figli, accetta di fare questo incarico di recuperare Amy Bendix e di tapparle la bocca pur di vedere le cure mediche di sua moglie pagate. Quindi un personaggio che ha sicuramente una grossa motivazione. Ed è qui la cosa figa. Tra l'altro do ragione a Doc Casper che dice è la sindrome da Tyrion Lannister. Nella serie TV sfregiato uguale cicatrice in faccia. Considerate che nel libro tipo non ha più un naso. È proprio deforme, deforme. Nel frattempo un saluto a tutti quanti, a Roberto Recco, a Matteo Zamparo, ciao, ciao Macluco, ciao Katarn, ciao a tutti quanti. Che cosa succede? Succede che veramente John Pilgrim diventa l'anti-Punisher. Perché? Se Punisher ha perso la famiglia e quindi cerca in tutte le maniere di riempire di nuovo quel vuoto massacrando, uccidendo, eccetera, e non riuscendo ad allontanarsi da questa via di sangue, dall'altra parte lui ha avuto un passato tremendo come criminale, ha incontrato l'amore, una via di speranza. Purtroppo in questo momento l'unica maniera è quella di poter portare a casa i soldi, avere la disponibilità dell'assicurazione medica per pagare le cure della moglie, che veramente è uno stato terminale, pietoso, perché è la ricerca di una normalità. Uno non riesce a riempire il vuoto della propria famiglia, l'altro vorrebbe solo salvarla. Entrambi non riescono ad abbandonare una via di sangue, anche se lo vorrebbero. E quindi queste due forze sono esattamente uguali e contrarie, si contrappongono, e nel momento in cui si scontrano generano una potenza inaudita. Ed è la parte forse più bella di tutta quanta la serie. Abbastanza inutili i personaggi di Dina Madani, dell'amico Curtis, che fanno il loro ruolo assolutamente, come il detective Mahoney, ma diciamo che nella meccanica della storia sono dei meri strumenti, certi momenti anche piuttosto fastidiosetti, devo dire la verità, su certi atteggiamenti. Però l'episodio migliore in assoluto è l'episodio 3, in cui, con una citazione ai fumetti peraltro, Frank Castle viene imprigionato in un carcere, arriva John Pilgrim con un piccolo esercito di sgherri al suo seguito e assalta la prigione, quindi l'ufficio dello sceriffo, il distretto di polizia appunto della contea, con i poliziotti barricati dentro che subiscono colpi su colpi e questi criminali che a ondate arrivano addosso. Bellissimo. Mega zombie anche tra l'altro come situazione, con i sopravvissuti dentro casa e le orde che continuano ad assalire, finché a un certo punto non lasceranno carta bianca al punitore, il quale sarà un qualcosa di spettacolare. Ecco, quello che mi manca in questa serie, poi arriviamo a naturale conclusione, è quel bellissimo spirito alla Garth Ennis. Quel meraviglioso black humor, quell'attitudine pazzesca delle serie appunto di Marvel Knights, di quando Punisher finì nel 2000 sotto le mani di Garth Ennis, che sapete è uno dei miei scrittori preferiti, e lo tramutò in un personaggio veramente pazzesco sotto tutti i punti di vista. Bentornato Frank, poi insomma è uno dei miei fumetti preferiti in assoluto di quel ciclo. Manca anche il Punisher di Jason Aaron, quello di Punisher Max, e non andrei neanche a scomodare quello di Punisher Warzone o Punisher War Journal. Manca quel personaggio che quasi non parla, che agisce, che stermina criminali con una freddezza brutale fino a trovarsi il pezzo grosso che lo massacra di botte e lui continua a rialzarsi. Mi rendo conto però che fare una cosa del genere nella seconda stagione sarebbe stato molto difficile, perché era iniziato un percorso con la prima stagione, il personaggio più, diciamo, verosimile, forse meno divertente, però più verosimile, più credibile rispetto alla versione di fumetti che è assolutamente sopra le righe. E poi se te lo scrive Garth Ennis, ok.
Però io faccio sempre un confronto con Preacher. Preacher, che è sempre di Garth Ennis, questo fumetto che è incredibile, ha avuto una trasposizione sul piccolo schermo veramente molto molto bella. Mi è piaciuta, io ero veramente uno di quelli che aveva paura di iniziare Preacher. Nonostante le strade si siano divise un bel po' da quello che è il fumetto, la serie mantiene tutto quello spirito, quel nonsense, quelle battutacce, quelle situazioni che ti fanno anche sganassare perché sono iperviolente, iper stronze se vogliamo. Eppure certi personaggi non accennano mezzo sorriso proprio. Ecco, avrei preferito un'attitudine del genere. Qualcosa che sembra essere un po' distante dallo spirito Netflix in questo momento. E quindi, nonostante la serie sia molto buona, nonostante ve la consiglio, nonostante ci siano delle buone citazioni fumettistiche all'interno, devo dire che certi spiegoni, soprattutto di Billy Russo, e certe scene proprio pesantissime di Dina Madani che continua a far la vittima, e capirai, ti sei beccata quasi una pallottola in testa, che sarà mai, da Billy Russo, devo dire che sono state un po' pesantine. Bilancio positivo, ma se ci sarà spazio per una terza stagione, io mi auguro che qualcuno si metta la mano sul cuore e capisca che noi vorremmo vedere più Uzi, più Thompson, più AK-47, più giacconi lunghi di pelle con il Kevlar sotto, con il teschio del punitore, più mafiosetti, criminali e roba del genere che finiscono nelle trappole del punitore, pur mantenendo una trama principale lungo tutte le puntate che sia solida e credibile. Ma ci manca quello. Il Punisher, se preso troppo sul serio, diventa pesante. The Punisher ha bisogno di un momento di distensione anche con battutacce, battutacce nere, cattive, sporche assolutamente, ma che riequilibrino sempre un po' l'andamento. Questa è la mia opinione, perché veramente ce ne vuole quando hai dei personaggi così pazzeschi, così incredibili, come può essere appunto il nostro buon vecchio Frank Castle. Questo è tutto, adesso ditemi le vostre, se l'avete già vista. Ovviamente ho cercato di non fare nessun tipo di spoiler, vi ho semplicemente detto come sarà un po' l'andamento delle varie puntate. Billy Russo, Ben Barnes, vabbè, non promosso, è un bravo attore, ragazzi, e non giudico niente, quello poi lo leggerete anche nella recensione, non giudico le performance attoriali, che assolutamente è molto buona, è che non è credibile come villain, punto, soprattutto nella caratterizzazione che gli hanno dato del personaggio. Olla, è il momento di passare ai fumetti. Or dunque, una serie che ci tengo tantissimo, quindi andiamo in casa Bow Publishing. Andiamo a trovare Black Science, una serie che ormai ha una bella storia perché è cominciata, mi pare che il primo volume sia stato pubblicato addirittura nel 2015, fatemi controllare, vedo subito sul primo numero che ho qui, vediamo un po', 2015, caspita se sono passati gli anni. La serie di Rick Remender sui viaggi interdimensionali, sulle dimensioni parallele, è disegnata dal nostro Matteo Scalera, che come sempre è a dir poco sensazionale, cioè un qualcosa di veramente eccezionale sotto ogni punto di vista, veramente un orgoglio nazionale totale, sta arrivando alla sua naturale conclusione. L'ottavo numero è il penultimo, tra qualche mese leggeremo il nono numero e si concluderà questa serie. Credo che non passerà molto tempo prima di poterla leggere, e questo è forse il volume più complesso di tutta la serie finora, perché è un volume di tante spiegazioni. Il viaggio attraverso le dimensioni di Grant McKay ha provocato dei danni a catena ormai irreparabili. L'universo sta collassando, il conto alla rovescia è cominciato già da parecchio tempo. Purtroppo non si può far nulla in questo momento, sembra che non si possa far nulla per impedire che tutto collassi su se stesso. Non credo che si possa descrivere in un'altra maniera questo fumetto se non come una lenta e radicale discesa verso la disperazione. Ma soprattutto nel finale Rick Remender ci sorprende,
Ci sorprende perché riesce a, dopo un volume difficile, pieno di lunghi dialoghi e pieno anche di continui riferimenti ai precedenti numeri che, vista la cadenza con cui viene pubblicato anche qui in Italia, non è facile da seguire, Grant e sua moglie arriveranno a scoprire che forse un barlume di speranza c'è, forse una soluzione c'è. La ricerca di Pia e di Nate, i loro due figli, potrebbe provocare la distruzione di tutto. Potrebbe essere che in realtà il centro della cipolla, come viene chiamato, sia esclusivamente uno state of mind, cioè che ci sia una dimensione zero, una dimensione da cui tutto è partito e che tutte le diverse versioni di ogni Grant McKay che è esistito nei vari universi non sia altro che un pensiero, un'idea, una materializzazione delle creature che abitano la dimensione zero, la dimensione iniziale. Quindi tutta la vita sembrerebbe essere un unico grande sogno, un unico grande programma, un sogno nel sogno, una vita che crea un universo attraverso un'illusione. Disegni strepitosi di Matteo Scalera, colori veramente pazzeschi di Moreno Dinisio, veramente uno spettacolo per gli occhi, un volume che non è facile da leggere, ma che rappresenta una chiave fondamentale per il rush finale che vedremo nel numero 9. Mi aspetto grandi cose dalla conclusione di questa serie, mi è piaciuta tantissimo, peccato che nel 2015 Bao abbia deciso di pubblicarlo in questo formato, perché col senno di poi ormai tante case editrici stanno abbandonando il formato, quello brossurato, per fare solo le versioni cartonate che funzionano anche meglio in libreria. Io vi dico semplicemente, averlo avuto in un formato cartonato di maggiori dimensioni sarebbe stato ancora più bello. Probabilmente quando sarà finita la serie Bao penserà di raccogliere tutto in più volumi cartonati, una sorta di omnibus. In uno la vedo molto difficile, sono tanti volumi, però in due potrebbe già essere fattibile, 2-3. Ce lo auguriamo perché è una grande, grande, grandissima serie. Gran bel numero, nonostante sia un numero difficile, pesantino, a tratti un po' verboso, se vogliamo, anche se i dialoghi non sono mai eccessivamente lunghi. I balloon non sono mai eccessivamente lunghi. Quello che è un po' più impegnativo è continuare a star dentro alla testa di Grant e di sua moglie, che veramente pensano e pensano anche troppo, se vogliamo dirla veramente, perché sono assolutamente in una condizione di totale crisi, per cui ci mancherebbe altro, insomma, chi non lo sarebbe nella loro posizione. C'è anche molta dolcezza però qui dentro, c'è molta dolcezza e c'è veramente molto di bello in un volume che sa ancora regalare delle grandi soddisfazioni. Mi piacerebbe fare delle speculazioni sul destino di Grant McKay, Sarah Flores, Pia, Nate, Kadir e tutti gli altri personaggi. Vi lascio il piacere della scoperta. Gran fumetto, Black Science, Rick Remender, Matteo Scalera, Moreno Dinisio, Bao Publishing. Passiamo dagli amici di Salda Press. Andiamo a trovare di nuovo la collana Aftershock. Intanto un po' di saluti agli amici. Ciao a tutti, vedo che vi state collegando e sono contento perché debuttare su una nuova piattaforma non è mai semplice e io veramente, cioè, a volte tendo a essere pericolosamente conservatore su certe cose, leggi pigro. Abbiamo parlato prima del Punisher di Garth Ennis, andiamo appunto a parlare di Garth Ennis con il secondo e conclusivo volume di Jimmy's Bastards, Bastardo Mobile, la storia di questo agente segreto della corona, Jimmy Regent, a servizio di Sua Maestà, il più grande agente segreto del mondo, il quale ha sventato nel corso della sua lunga vita un sacco di piani criminali, un sacco di minacce globali, eccetera, eccetera, salvo essere un irrecuperabile sciupa femmine. Probabilmente un erotomane, sicuramente malato di sesso. E quindi si può dire proprio tecnicamente, ha seminato veramente tanto nel corso della sua vita, dando origine ad una
incredibilmente vasta progenie di figli. Il piano segreto da parte dell'organizzazione che si è messa a un certo punto a lavorare sulla soluzione gender, questa roba che nel primo volume a un certo punto ha invertito il sesso delle persone, degli abitanti londinesi e non solo, quindi agli uomini sono cresciute le tette, è sparito lo schnauz e gli è tornato fuori qualcos'altro, e alle donne invece è successo il contrario, generando un caos terrificante, il tutto per vendicarsi di Jimmy Regent, perché chi sono i personaggi che hanno messo in piedi questa soluzione gender? Sono tutti i figli bastardi, Jimmy's Bastards, appunto, di Jimmy Regent. Un piano diabolico che ha portato Jimmy ad essere da questo, ovvero l'agente segreto super figo e super ciullatore, a esattamente questo. Un povero disgraziato all'interno di un manicomio dove sono rinchiusi tutti i vari figli che sono diventati mezzi matti. Mezzi matti perché? Perché c'è una cosa particolarissima, lo leggerete nel secondo volume, dovete capire che questi sono figli, non sono di Jimmy, ma chi sono le madri, ecco. Molto importante perché Nancy, la sua collega, eccola qui, sarà l'unica a resistere alla soluzione gender e in qualche maniera a dargli una mano e a cercare di sventare questo piano diabolico che vuole veramente sovvertire completamente l'ordine, soprattutto l'ordine delle cose, e soprattutto distruggere Jimmy Regent. Ci si diverte? Sì, tantissimo. Garth Ennis, come lo conosciamo, assolutamente politicamente scorretto, assolutamente sboccato, c'è violenza, c'è quella violenza che fa ridere, tra l'altro Russ Brown ha veramente dei disegni che in molte molte sequenze mi ricordano Derek Robertson e quindi The Boys, per esempio, che abbiamo di qua. Ci sono delle cose che fanno veramente piegare da ridere, altre che sono abbastanza ridicole, splatter il giusto, un volume che diverte, che semplicemente in due volumi chiude una serie che poteva anche essere un pochino più lunga, ma tutto sommato compie il suo dovere, si lascia leggere, si fa divertire e ci riporta un bel pezzo di Garth Ennis, di quello proprio politicamente scorretto. Certo, non è il Garth Ennis di Preacher, d'altronde certi capolavori si realizzano una sola volta nella vita. Non è il Garth Ennis che scriveva Punisher, ma molti elementi all'interno di questo fumetto fanno sì che certe cose non ci manchino più di tanto. Per esempio questa, che è roba tipica proprio da Garth Ennis, direi in assoluto. In assoluto, in assoluto. Katam dice, insomma, Sterling Archer. McLugo dice, io lo devo ancora recuperare. Ragazzi, io ve lo consiglio perché innanzitutto i volumi sono estremamente ben realizzati, come da tradizione di Saldapress, quindi cartonati belli, con la verniciatura solo su certe zone per dare ancora più valore, quindi solo sulle scritte, che sono anche leggermente appunto in rilievo. È molto molto piacevole. Però è una storia di intrattenimento che vi fa sganassare, per voi che siete dei piccoli bastardelli, che volete sganassare un po' con l'occhio feroce, che lo schizzo di sangue vi fa sempre abbastanza piacere e che se c'è anche da metterci dentro un po' di gnagna non fa male, di conseguenza io ve lo consiglio. È una simpaticissima serie di Aftershock, una collana che ha delle ottime eccellenze al suo arco. Ricordate che quando è uscito il primo volume di American Monster, assolutamente bellissimo, di Brian Azzarello, Animosity, la serie di Marguerite Bennett, che a me piace tantissimo, Rough Riders, perché no, Donny Cates con Baby Teeth, probabilmente forse una delle migliori, lo stesso Garth Ennis con Dreaming Eagles. Però devo dire la verità che c'è del buono, chiude il volume tutta una serie di raccolte di sketch, bozzetti del bravissimo Russ Brown, che fa un ottimo lavoro veramente alle matite, e serie consigliata se volete sganassare in leggerezza,
perché veramente è quello che vi darà questa serie. Oh, molto velocemente, come vi dicevo, secondo numero di From Hell, la leggendaria graphic novel, veramente leggendaria, di Alan Moore ed Eddie Campbell, presentata in questo nuovo formato, più cheap rispetto al bloccone, quello di una volta, no? Che ve lo ricordate, quel macigno pesantissimo, che è sì un bello oggetto da collezione, però c'è sempre il solito problema di quei volumi enormi che non riuscite a tenere in mano neanche se vi portate dietro una gru. Copertina flessibile, quindi brossura, ben realizzato, con un volume che si porta dietro anche una colorazione. Ora, io non sono abituato a concepire From Hell al di fuori del bianco e nero. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi dispiace? No, i colori sono talmente lievi, poco pronunciati, che se devo essere sincero non fanno tanto la differenza. In alcuni casi potrebbe anche essere che tolgano un pochino di fascino a quella che è invece l'originale bianco e nero, lo vedete, però la loro presenza è talmente discreta che tutto sommato non creano più di tanto disturbo. Sarei ipocrita a dirvi che lo creano. Comunque seguirete le opere del chirurgo di William Gall al servizio della regina, seguirete appunto il destino delle sventurate donne che finiranno sotto la lama di Jack lo Squartatore. E che dire, è un fumetto leggendario, questo secondo volume è un bel volume, qualitativamente mi piace, volume ben realizzato, è piacevole, maneggevole, e secondo me se non avete avuto l'occasione di leggere questo capolavoro di Alan Moore, che premesso, non è il mio fumetto preferito di Alan Moore, assolutamente, voi penserete che sia Watchmen, vi for vendetta, ma al di là di quello, e forse ci metterei anche la Lega degli Straordinari Gentlemen, però è un pezzo che, ragazzi, se siete amanti della non arte, difficilmente potete schivare un'opera del genere, veramente. Un'opera impegnativa, dialoghi a quantità esorbitante, cioè guardate in queste due pagine quanti balloon, quanto ce n'è. Ce n'è tanto, ma è anche giusto così, perché si parla comunque di un caso particolare, si parla anche di un fascino particolare. Da avere, sì, questa potrebbe essere la buona occasione. Magic Press vi dà questa occasione per recuperare, e quindi distinti saluti, Jack lo Squartatore. Spero non ve la prendiate se mi firmo con il mio nome d'arte. From Hell, volume 2, Master Edition, a colori, la parte 2, la Nemesi dei Negletti, Alan Moore, Eddie Campbell. Restiamo appunto su Magic Press con questi tre divertenti volumi. Li ho letti con colpevole ritardo perché poi in realtà il primo numero è uscito anche parecchio tempo fa. Mi ricordo che se ne parlava ancora veramente parecchio parecchio tempo fa. Questo è del 2016. Questo gruppo, i Nanowar, che se girate un pochino le varie fiere comics sicuramente avrete sentito qualche parte, se siete frequentatori del tubo idem per Giorgio Mastro, ed esattamente è quello che troverete all'interno, troverete Giorgio Mastrota che, impadronitosi del potere dell'acciaio inox, si trasformerà nel supereroe che, mamma mia, è veramente imbarazzante, ve lo faccio vedere un attimino, adesso devo trovare semplicemente la pagina, si trasformerà in un supereroe muscolosissimo, invincibile, eccetera, che è Mastrotard, il custode dell'acciaio inox, l'uomo che riesce a trasformare qualsiasi oggetto in un'arma in stile Conan il Barbaro. A un certo punto sarà raggiunto dagli stessi membri dei Nano War of Steel in sottoforma di geni, di mentori, di allenatori,
per portarlo alla sfida finale, che arriverà prima o poi, contro un personaggio che ve lo faccio vedere nel numero 3. Neanche vi dico a chi è ispirato, perché dovreste capirlo da soli, che è qualcosa di particolarmente divertente, demenziale. Allora, il fumetto che vi trovate per le mani è un fumetto che assolutamente fa della demenzialità più pura il suo cavallo di battaglia. Un fumetto in tre numeri che diverte nelle sue volgarità, anche nelle battute un po' scontate, se vogliamo, nelle scene in cui ci sono delle tette gratuite e dei culi sodi gratuiti, che comunque, diciamo, non modifica quello che è il mondo della non arte italiana, ma che si lascia leggere, assolutamente. Quindi Roberto Cirincione e Carlo Alberto Fiaschi, che realizzano il soggetto e se la sono cavata bene. Cirincione ha curato la sceneggiatura e poi con i disegni dello stesso Fiaschi e di Carlo Lauro. Ben disegnato, perché è sempre piacevole questo fumetto, divertente il giusto, con scene splatter metal che possono accontentare. Se siete fan della band, assolutamente prendetelo. Se volete una lettura goliardica, divertente, demenziale, fateci un pensiero, perché potrebbe essere una buona scelta. Ve lo ripeto, non è un fumetto che cambia le sorti del mondo, però si lascia leggere, è divertente, e tutto sommato lo si legge in talmente tanto poco tempo che, insomma, va via liscio. Simpatica l'iniziativa di metterlo a 6,66€, quindi con tutti e tre i numeri, sotto la linea 18-10. Vabbè, ormai, insomma, i luoghi comuni si sprecano. Quindi ecco, divertente, e fateci un pensiero, insomma, se vi fa piacere. Rafstyle19 mi dice: salve, una domanda, prego, falla assolutamente. Intanto saluto Giacomo Variante, ciao Roberto Recco, saluto tutti i ragazzi che ci sono qui in diretta. Arriviamo verso la fine e vi parlo appunto di Leiji Matsumoto. Allora, questo volume che è uscito è stato presentato in anteprima a Lucca Comics, Nippon Shock Edizioni. Ci ho messo un po' a capire chi era l'editore, poi quando ho letto la mail della presentazione ho fatto 1+1, ho detto: Adriano Forgione, dove l'ho già sentito? L'ho già sentito a Mistero. Lui è l'editore di quelle riviste, adesso non so quante ne abbia all'interno del suo catalogo, della sua attività di editore, ma che porta avanti da parecchio tempo con una certa anche fortuna, adesso lo trovo. E io ho visto più volte su Mistero. Lui è il direttore, se non sbaglio, di Era, se non sbaglio, e si è deciso, da bravo appassionato di manga, di animazione giapponese, a fare questo volume che è l'esatta trasposizione in italiano di, appunto, Manga of Zero Dimension, uscito in Giappone, e che in qualche maniera ripercorre tutto quello che è il percorso generale della carriera di Leiji Matsumoto attraverso un po' tutti quelli che sono i suoi segreti artistici. Sicuramente si parla di Maetel, quindi di Galaxy Express 999, di come riesce Leiji Matsumoto a trasmettere un po' questa sua caratteristica unica, questa bellezza eterea che trasmette in tutti i suoi personaggi femminili, in particolare su Maetel, insomma, indimenticabile Galaxy Express. Ma non solo, ripercorrerà anche quello che è il personaggio preferito di tutta la sua carriera, che è Capitan Harlock, su tutto il simbolismo che c'è nel personaggio di Capitan Harlock, anche in quello che è il suo equipaggio e la stessa Arcadia. Per poi passare anche a tutte le altre opere, Queen Emeraldas, per esempio, personaggio che francamente ho sempre adorato, ho sempre trovato molto molto affascinante.
Quest'opera è stata supervisionata direttamente da Leiji Matsumoto, il quale ha avuto appunto anche modo di toccare con mano poi questa versione italiana. Una versione ben realizzata per quello effettivamente, con copertina flessibile, brossura, un po' caretto se vogliamo per il tipo di contenuto, 25 euro, anche se per un'opera di saggistica tutto sommato non è un prezzo esagerato, soprattutto se si tiene un certo tipo di livello. E il livello qui dentro, anche delle illustrazioni riportate, è decisamente interessante. Ora, bisognerebbe discutere a lungo sul valore che un'opera del genere può avere qui in Italia. Rough Style intanto mi chiede se le piace il Fravaglio. Io non ho la più pallida idea di cosa sia, quindi mi dispiace, non so risponderti. Qatar 84 dice che non vorrei sbagliare, ma dovrebbe pubblicare Hera Phoenix, forse UFO International. Esatto, bravo, hai beccato giusto nel segno. Max Dall'Oglio intanto si commuove con Emeraldas, perché Max giustamente Max è uno dei più bravi disegnatori che abbiamo in Italia, senza ombra di dubbio. Da qualche parte qui ho anche una roba che vi faccio vedere, permettetemi una parentesi. Ah, il numero 6 di Generazioni, gli Alfa e gli Omega, Nathan Never, ultimo albo della serie Generazioni. Volume interamente disegnato dal bravissimo Massimo Dall'Oglio, scritto da Adriano Barone sul soggetto di Antonio Serra, in cui Max dà prova di tutto il suo valore, di quello che è non solo la sua capacità di avvicinarsi molto a quello che è lo stile dei grandi mangaka giapponesi, ma soprattutto di fare un mech design veramente esplosivo, incredibile. Quindi segnatevi questo nome, Massimo Dall'Oglio, ne sentirete parlare tanto, 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 tanto spesso, veramente. E quindi giustamente lui prova una venerazione assolutamente condivisibile. Perché dico quale può essere il valore? Lo spirito giapponese nel fare i fumetti, nel fare animazione, è qualcosa di veramente irraggiungibile per un occidentale. Non parlo in termini di risultati tecnici. Caspita, abbiamo, insomma, pensate ad Alex Ross, pensate, non so, ma Jim Lee, ma i disegnatori che volete voi, chiunque, chiunque nel mondo del fumetto. Milo Manara, visto che ultimamente è tanto chiacchierato per via di Adrian, no? È una questione proprio di mentalità, di abnegazione. Un percorso di una carriera di un mangaka può essere veramente, può durare, anzi tutto il percorso iniziale può durare decenni. Cosa che è decisamente diversa, più improbabile, per un occidentale. Pensate a Donny Cates, che nel giro di pochi anni è diventato uno sceneggiatore da urlo. Pensate a vari disegnatori che nel tempo, in pochissimo tempo, sono diventati subito delle superstar del fumetto. Ebbene, leggere le tecniche di un maestro del genere, per esempio qui vediamo Sexaroid, per esempio, sicuramente è utile, ma è un po' come leggere l'Hagakure, il famoso codice dei samurai. L'ho letto 4 volte, credo di non essere mai riuscito a capirlo veramente, perché è scritto per una mentalità, forse addirittura una spiritualità diversa da quella con cui siamo cresciuti noi occidentali. Certe tecniche sono replicabili, assolutamente, ma lo spirito di quello che è riuscito a realizzare Leiji Matsumoto nella sua vita, nella sua opera, è veramente qualcosa che affascina tantissimo leggere, ma che è difficilmente replicabile. Per questo è un libro sicuramente da studiare, molto piacevole, ve lo ripeto, costicchia, è forse il formato, per quanto appunto uguale all'originale, sarebbe stato più bello averlo più grande, magari, sai, quei bei formati da libreria, che poi vai in libreria, vedi sto volumone qua e dici, caspita, devo prenderlo, un libro in cui Leiji Matsumoto racconta i suoi segreti. Però diventa difficile poterlo mettere in pratica. Una cosa che ho capito nel momento in cui ho letto questa bella opera pubblicata da Star Comics, che è il manga secondo Hirohiko Araki. Quella che è una sorta di manuale di istruzioni
che uno dei miei sensei preferiti, visto che JoJo è uno dei miei manga preferiti in assoluto, dà a tutti i lettori. Lui dice: svelerò i miei segreti per far sì che una nuova generazione di artisti possa prendere un giorno anche il mio posto, e vi insegnerò cosa vuol dire fare un manga esemplare. Ecco, è un qualcosa che per marketing, per professione, per un sacco di motivi, in Occidente è davvero difficile immaginare. Quindi, sicuramente un bel volume quello di Nippon Shock, sicuramente molto affascinante trovare certe spiegazioni di come, ad esempio, Leiji Matsumoto riesce a riprodurre le stelle, qual è la tecnica che usa, come spruzza con il pennello, come riesce a, diciamo, eliminare i confini tra quello che è, per esempio, il cappotto di Maetel con lo spazio, questo spazio che non è mai nero veramente, ma nasconde nebulose, delle sfumature blu, la luce delle stelle stessa, come a un certo punto determinate situazioni possono dimostrare forza e vigore. Vedete questo ritratto di Capitan Harlock senza il tipico mantello con la tuta rossa? Ebbene, i piedi grandi e le mani grandi trasmettono un maggiore senso di forza del personaggio. Quindi tutti piccoli segreti, piccoli trucchetti che possono essere veramente molto utili. Poi, quando a un certo punto fa qualche passaggio sul mech design, vabbè ragazzi, lì è veramente, cioè, penso irraggiungibile. Famosissime le meravigliose figure femminili di Leiji Matsumoto contrapposte alle grottesche figure maschili che, tirato fuori Capitan Harlock e pochi altri, francamente sono molto macchiette, no? Proprio per questa differenza che c'è sempre stata nei suoi personaggi. Quindi, Nippon Shock, Leiji Matsumoto, Manga of Zero Dimension, 25 euro, adesso lo trovate in distribuzione, ormai credo più o meno dappertutto, e ve lo consiglio, dateci un'occhiata, soprattutto se avete voglia di cimentarvi in quello che anche mio amico Max dice è un cammino lunghissimo e distruttivo. Sì, fa parte, credo, della mentalità giapponese. Immaginate un mangaka come Eiichiro Oda. Io ho comprato il primo numero di One Piece nel 2001, ma stavo qui ancora ad aspettare. Siamo arrivati qui in Italia all'89esimo tankobon. E insomma finirà oltre il 100, quindi immaginate che carriera lunga, e non è nemmeno una delle più lunghe, perché ci sono dei manga che sono durati anche di più. Con l'occasione vi riconsiglio il manga secondo Hirohiko Araki, perché questo saggio è veramente una bomba, potrebbe anche distogliervi dalla vostra idea di iniziare un percorso nel mondo del fumetto. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine ormai, vi ringrazio di essere stati qui con me. Per tutti gli amici del podcast, continuate a seguirci su Radio Nerd, continuate a seguire tutti quanti i nostri format. Per quanto riguarda la prodo qui su Twitch, molto semplicemente vi chiedo di attivare quella che è la notifica, quindi se andate sul canale di Lega Nerd troverete nell'angolo in alto a destra una piccola casellina verde con un cuore, segnatelo e segnate ricevi notifiche, così ogni volta che ci sarà una diretta qui sul canale di Lega Nerd di Twitch voi sarete avvisati. Il Trono del Re si trasferisce, come tutti gli altri formati, su Twitch, sul social Viola, sulla piattaforma Viola. Ci potrete vedere anche su YouTube, perché YouTube, il canale di Lega Nerd, iscrivetevi, mi raccomando, resterà quella che è la parte più di archivio, diciamo, che quindi resterà nel corso del tempo per potervi vedere anche poi tutte le puntate in differita. Mi raccomando, continuate a seguirci, venite anche a trovarmi sulla mia pagina Facebook Zettone Zed Castle, perché di volta in volta pubblico tutti i contenuti, pubblico la lista dei fumetti del giorno dopo, eccetera. Tenete sempre d'occhio la pagina di Lega Nerd, e che posso dirvi, ragazzi? Buona serata. Continuate sempre a leggere grandi fumetti, settimana prossima ci rivediamo, c'è un bel carico di roba che sta arrivando, anche perché tra un po' è tempo di Cartoomix, quindi ci saranno parecchi annunci da fare. Io ho già visto parecchie novità da molte case editrici, sono usciti un po' di annunci molto interessanti. Ho visto Salda Press parlare di qualcosa che dovrebbe avere a che fare con Detroit e la OCP, quindi ho già detto tutto,
Ho visto parecchie novità interessanti da Bao, parecchie novità interessantissime Panini. Dovrebbe essere in edicola da parte di RV Lion, a parte che è iniziata la serie Doomsday Clock, finalmente è arrivata in Italia dopo un bel po' di tempo della pubblicazione in America, la serie crossover tra il mondo di Watchmen e il mondo DC classico, quindi la continuity ufficiale, ma dovrebbe essere in edicola proprio in questi giorni il matrimonio di Batman, il numero del famoso matrimonio di Batman scritto a Tom King con Catwoman, quindi da parte di RV Lion, sempre per stare in tema di supereroi. Quindi occhio, occhio alla penna, ragazzi, fumetti ne stanno uscendo una valanga, sono tutti uno più figo di quell'altro. Non vedo l'ora di parlarvi anche di Death or Glory, di un sacco di roba che sta per uscire. Mi raccomando, continuate a essere presenti, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!